Liberazione mi ha contattato, mi ha aperto le porte al suo partito, tra l'altro mi candido come indipendente per affrontare un po' le problematiche che investono la regione in maniera importante, prima su tutto la sanità, ma parliamo di tante problematiche, parliamo dell'emorragia dei giovani, che 3 giovani su 10 vanno via dall'Abruzzo, parliamo delle problematiche dell'ambiente, parliamo non ultimo quello che è successo lì al Borsacchio, ci dice tutto sulla situazione gestionale del centrodestra. Parliamo di tante problematiche da mettere in campo. Certamente oggi quello che interessa più i cittadini è il problema della sanità. Oramai le liste d'attesa, le prenotazioni sono andate così lunghe che o paghi o non ti curi più. Quindi su queste tematiche importanti si deve impegnare, mi auguro, il nuovo candidato presidente della regione Luciano D'Amico, e quindi era il momento di mettersi in campo, di dare un contributo. Adesso poi speriamo di essere eletti, di rappresentare al meglio la nostra, anche la città di Teramo, visto che da tempo non ha rappresentanti istituzionali in regione, e quindi speriamo di poter dare un contributo importante per la vittoria. Ma guarda, io mi candido, l'ho detto prima, come indipendente. Si è allargato il raggio d'azione, l'abbiamo fatto tante volte, è successo con l'allora candidato sindaco Cavallari, che stava quindi il perimetro si allargò, allora si potrebbe allargare sempre. Tra l'altro l'azione sta con Luciano D'Amico, quindi questo è importante, ma questo allargamento se dovessi entrare io in azione, sono cose importanti da mettere in campo, cioè significa che l'azione deve assumere un impegno serio su tutte le problematiche di essere vicino al centro-sinistro, quindi il perimetro che si allarga. D'altronde si è allargato la provincia, quindi come vede, quindi io quello che fa il sindaco, lui è libero di fare le sue scelte, quindi se vuole sostenere un altro candidato per me non ci sono problemi. Io ho un grande rispetto del sindaco, ritengo una persona di grande livello, molto preparato, poi ogni tanto può anche andare fuori strada, quindi ma sì, probabilmente lui sostiene Cavallari, ma non è un problema per quanto mi riguarda. Io vado per la mia strada, ho il supporto dei cittadini che hanno visto da sempre il mio impegno.